Il 2015 passerà alla storia come una delle migliori annate per olio e vino. È questo il messaggio che esce in questi giorni dal punto cab di Brisighella, dove gli agricoltori stanno portando l'uva e dove si attende la raccolta delle olive. E proprio per l'olio brisighellese quest'anno dovrebbe essere un'annata particolarmente fortunata. Due, in particolare, i fattori che stanno generando l'entusiasmo. Le intense piogge primaverili, infatti, hanno riempito le falde acquifere e hanno consentito agli uliveti secolari di non soffrire la siccità durante il periodo estivo. Inoltre, nonostante un anticipo della maturazione delle olive, ormai fattore costante degli ultimi anni, sembra essere scomparsa la famigerata mosca olearia che danneggiava il lavoro dei produttori. Merito, soprattutto anche in questo caso, dell'andamento climatico, particolarmente torrido nei mesi di luglio e agosto, che ha aiutato a debellare l'insetto, tanto che la quasi totalità degli olivicoltori brisighellesi non ha effettuato alcun trattamento insetticida. Dal punto di vista produttivo, inoltre, l'annata 2015 presenta buone quantità per tutte le principali coltivazioni autoctone. Per quanto riguarda il vino della cooperativa brisighellese, arrivano buoni segnali per la produzione di Albane e Sangiovese. Dopo la prima raccolta e le primissime vinificazioni, il 2015 viene considerato dalla CAB uno dei migliori anni dell'ultimo decennio. Il tempo stabile, che si è prolungato per quasi tutto il mese di settembre, ha consentito un'ottima maturazione delle uve, un punto di partenza perfetto per ottenere vini di grande carattere. E l'annata è da considerarsi ideale anche per quanto riguarda la produzione del vino passito ottenuto da uva albana raccolta in cassettine e poi fatte essiccare in serra fredda in modo che siano sole e vento ad asciugare in maniera ottimale gli acini. Le proiezioni positive riguardanti la vendemmia della CAB vengono confermate anche da Agrintesa e CIA. Più 6,5% dovrebbe toccare la produzione di Chardonnay, Pino Bianco e Albana dei soci produttori di Agrintesa con uve capaci di rispettare i parametri qualitativi e di un'ottima sanità, sempre con grande complicità del fattore meteo. Aumento fra il 5 e il 10% anche per i soci CIA che riuscirebbero così, in parte, a rispondere alla diminuzione produttiva del 20% del 2014, con un livello di qualità stimato molto alto, in grado di imporre i vini romagnoli all'attenzione anche degli esperti di settore con un costante aumento delle esportazioni. Federico Lega, per Faenza Web TV.